Cari amici, buonasera, sono le 19.59, questa sera partiamo precisi in diretta. Buonasera a tutti i nostri amici telespettatori, buonasera da Romi TV, buonasera a tutti quanti che ci state seguendo sia sul digitale terrestre, sul canale 635 per il Lazio e 244 sia per il Lazio che per alcune parti d'Italia. Poi per chi non ci riceve o chi ci riceve dall'estero, sulla pagina Facebook di Romit TV. Questa sera parleremo di due argomenti abbastanza importanti, di cui un argomento che vi spiegherò è stato affrontato, stiamo ancora indagando su questa situazione, però prima di partire con il clou della serata, per non dimenticare quello che è successo il giorno delle elezioni, mandiamo in onda un servizio che dura 13 minuti su quello che è successo a Roma e che vogliamo che non succeda più alle prossime elezioni, che vi ricordo saranno a novembre per le elezioni presidenziali. Quindi ci vediamo questo servizio insieme e poi ritorniamo in diretta con i nostri amici ospiti di questa sera. A tra poco. Allora, siamo all'interno dell'Accademia di Romania, adesso allora, sono le 14.54. Domanda, da quanto stai qua? Da questa mattina dalle 9. Ma ti hanno dato un passo caldo? Niente, acqua, niente. Ma guarda, prendete ai maschi, non a noi. Perché le donne non votano? Basta, i maschi. Siamo più forte degli uomini. No, se no c'è meno. No, ti prego. No, le donne portano anche la buona, anche i pantaloni, esci donna, esci maschio. Allora, proviamo a entrare, va? Da che ora sei qua? Beh, come lui dalle 11, poi dalle 9. Lui dalle 11 ha saltato la fila. Allora, da che ora sei qua? Dalle ora 9 stamattina. E ancora non sei riuscito a votare? Ancora stavo fuori del cancello. Adesso andiamo, dicono che si sono riempite tutte le urne, no? Non si... sì, tutti... Vuol dire che però siete stati precisi, perché siete venuti tutti a votare. Sì. Ci troviamo all'interno del seggio elettorale presso l'Accademia di Romania. Vi ricordo che fuori ci sono oltre 2600 persone, ma come vedete purtroppo anche il personale che
e adatto diciamo allo scrutinamento sono pochissimi. Queste sono le urne elettorali che ci dicono che sono state già svuotate una volta, quindi vuol dire che sicuramente non era stato previsto questa grossa affluenza di persone. Speriamo che si continui ad avere un percorso tranquillo, visto che la gente da stamattina alle 9 sta ancora aspettando per poter entrare a votare. E niente, adesso cerchiamo di uscire, di prendere qualche altra impressione delle persone, che ripeto, 2800 persone sono fuori, sta piovendo e la stessa situazione ce la segnalano anche dal consolato a Via Libano a Roma. Aspettate un attimo, non si può entrare, non fanno votare, se entra tutta sta gente non si può votare, non si può votare, non si può aprire, non la posso aprire io. Che è questo? Non la faccio più a reggere, con lo spazio. Thank you.
alle 9? Alle 9 di mattina. Alle 9 meno un quarto, c'ho due bambini in macchina. Stanno giù in macchina. Non c'è nessuna organizzazione, non è possibile. Quattro punti da votazione al centro di Europa, di Italia. Non c'è. Dici 24. Se il 4 sexy deve votare per Roma, vin della Latina. Câțiva ani în trecut era secție de votare la Latina. De ce nu s-a lăsat secția de votare? Venim de la ora 9 suntem afară. Am stat ca și sardelele, unul atacat. Nu mai pot, sunt bolnavă de inimă. Nu, astea nu sunt condiții de vot. Jos PSD-ul! Ma a che ora lei arriva? Io, dalle 9.30. Dalle 9.30 siamo qui, senza mangiare, senza bere. Perché cosa? Per un voto. Per un voto, ma noi pensiamo ai figli, ai nipoti che verranno dopo di noi. Che sarà di questo paese se le cose vanno in questo modo? 8.20. Sei venuto per votare per le europee o per... Amândouă. Da. Am venit pentru a mă răzbuna pentru 10 august. Am fost acolo și m-au gazat. Am fost, m-au gazat și acum mă revendic pentru un vot, pentru care toată lumea trebuie să iasă. Și trebuie să stea calm, pentru că asta este jocul lor, să ne joace psihic. Pensi că cambierea qualcosa? Nu sau minus. Sperăm. Sperăm. Azi, mâine, suntem curajoși. Asta, speranța ne moară ultima la urmă. Grazie. Mersi. La ora 8. La ora 8. Este imposibil. O organizare care nu face doi bani. Nu de un an. De toți anii, de 20 de ani de când sunt aici și vin și votez, totdeauna s-a întâmplat așa. Totdeauna. Organizarea este la pământ, sistemul este la pământ. Își bat joc de români, își bat joc și în țară și de părinții noștri și de ceilalți acasă. Să le fie rușine. Suntem foarte revoltați și trebuie să aibă grijă cum se vor comporta acest partid de la putere cu toți corupții și toți hoții. Lupt pentru copiii mei și pentru libertatea țării. Nu pentru haimanale de care avem aici. Fii clar. Mulțumesc. Sunt revoltată de conducerea de astăzi. Pentru tot ce s-a întâmplat astăzi, că am stat 6 ore și ceva la rând și sunt cu mâinile tremurânde pentru că nu sunt organizați și un haos total aici. La 8:10 astăzi dimineață. Ce ora? Sunt... Ce ora? Ce ora? Sono le 16:36. Sei venuto a votare per il referendum o per le europee? Qual era? Per tutto. Per tutte e due. Per tutte e due, però sono molto molto arrabbiata perché ci hanno preso in giro. Da stamattina, gente che è svenuta, non abbiamo mangiato, non abbiamo preso un bicchiere d'acqua, niente. E poi ci parlano pure male, perché siamo obbligati a votare PSD. PSD caput. Pentru tine se schimba qualcosa? Io vorrei sì, perché vorrei tornare nel mio paese. E due? Vuole tornare in Romania. Se Dragnea muore, crepa, volentieri vado in Romania. Vediamo domani. Vediamo domani. Massimo alle buscherie. Jos PSD! Jos PSD! Perché non si può andare né di là né di qua. Prima era qua, oggi era peggio. Ma chi ha fatto male? Scusi signore, per uscire lei cosa deve fare? Devo saltare. Per uscire deve saltare. Devo andare al bagno, non ci arrivo. Come faccio? Questa è la Romania di Dragnea. Speriamo che Dragnea possa crepare. È troppo forte questa cosa. Cioè siamo al consolato e per uscire bisogna scavalcare. Scusate, siamo all'Accademia di Romania e per uscire bisogna scavalcare. Ragazzi, non c'ho parole. Se tocca a
qua purtroppo, signora. Allora, cari amici, stiamo uscendo dall'Accademia di Romania. Aspetta, no, pure col microfono è più complicato. L'acceso? Sì. Questo no. Allora, cari amici, devo uscire. Allora, cari amici, devo uscire dall'Accademia di Romania. Se lo sapevo non avrei mangiato oggi, perché devo scavalcare. Questa è l'uscita, ragazzi. Ragazzi, ma tieni. Entrati in diretta, sono le 20:22, qualche persona mi ha scritto: Manuele, che cazzo ridi? Non è che ridavamo in questa, diciamo che il nostro era più un riso di nervosismo, perché quando abbiamo registrato queste immagini, che vogliamo dire abbiamo mandato a tutte le televisioni rumene, ma nessuno le ha mandate in onda, perché sentire la gente che si lamentava in maniera pesante non era opportuno. Se voi avete visto sulle televisioni rumene, sono state non ci sono interviste, ci sono solo lunghe file di gente che aspetta, ma non c'è un contraddittorio. Noi abbiamo fatto queste riprese, le continueremo a mandare in onda, perché vi ricordo che a novembre potrebbe succedere la stessa cosa, e vorremmo che questa volta il Ministero degli Esteri rumeno, degli Affari Esteri rumeno, e anche appunto tutti i vari, diciamo, coordinatori di quelli che sono poi i seggi elettorali, provvedono a rimettere almeno le cose come stavano prima, quindi a rimettere i seggi dove erano, per cercare di evitare questa Cambogia. Calcoliamo poi d'inverno sarà ancora peggio, quindi le continueremo a mandare per non dimenticare queste votazioni europee. Parlando di votazioni, in questi giorni noi abbiamo voluto affrontare due problemi che un po' sono i problemi di tutti, soprattutto dei rumeni che lavorano in Italia. Stiamo facendo un'indagine che va circa, sono già un mese che stiamo facendo questa indagine, che è nata da una denuncia fatta anonimamente, e comunque anonimamente per il segreto, diciamo, di stampa, sappiamo chi è la persona perché abbiamo raccolto l'intervista, di alcune persone che si sono, diciamo, trovate assunte da società rumene in Italia e forse non sapevano che comunque il sistema pensionistico, insomma, stasera cercheremo di chiarire un po' tutte queste cose affinché tutte le persone che prestano servizio in Italia con imprese straniere sappiano un po' come vengono regolate queste cose. Io intanto mi avvicino questa sera, perché in studio sono da solo, mi avvicino alla nostra lavagna e vi spiegherò un po' quello che è un po' quello che, diciamo, che il problema che noi questa sera affronteremo. Allora, come sapete, noi siamo in Comunità Europea, la Romania fa parte della Comunità Europea e quindi questa diciamo, agevolazione vale sia per gli italiani in Romania che per i rumeni in Italia. Io vi farò un esempio molto semplice, un esempio materiale, che poi è l'esempio che ci è stato proposto, che stiamo seguendo. Questa sera, per correttezza, perché l'indagine ancora non è chiusa, non faremo i nomi di queste società, anche se abbiamo già le fotocopie dei contratti e tutto quanto, però intanto vi ripeto, quello che noi vi faremo vedere stasera è, diciamo, legale, però è legale, tutela il datore di lavoro, tutela praticamente la persona che diciamo lavora in Italia, ma poi avrà la cattiva sorpresa quando andrà in pensione in Romania di trovarsi in una situazione un po' penosa. E vi spiego subito semplicemente. Noi abbiamo una società che io chiamo Società 1, ok? La Società 1 è una società regolare rumena, quindi di diritto rumeno, che assume personale dipendente in Romania. Quindi noi avremo dei dipendenti, parliamo in questo caso del settore edile, quindi costruzioni. La Società 1 rumena, quindi rumena, Romania, mettiamo Romania, assume personale rumeno. Cosa succede? In Italia abbiamo un'altra società che per comodità chiameremo 2 ITA, ok?
La società 2ITA è una società di diritto italiano, quindi una SRL, una società cooperativa, una società, nel caso nostro, una società consortile, quindi un consorzio di più società. E che cosa succede? La società 2, che risiede in Italia, prende un appalto nel settore edile, costruzione di cooperative, costruzione di case, ristrutturazioni, insomma tutto quello che riguarda il settore edile. Quindi viene fatto un bando, se è un ente o comunque viene fatto, chiamiamola una licitazione, privata o pubblica, a secondo della società che vuole costruire o realizzare questo, in questo caso facciamo un esempio, una palazzina, ok? E quindi abbiamo la società, però, in questo caso sarà la società che noi chiamiamo committente, cioè la società che ha deciso di costruire questo bel palazzo con tutte le casettine e tutto quanto, decide di costruire questo palazzo e quindi fa un bando, una licitazione. Cosa succede? Stando in Italia, naturalmente la società italiana, se è pubblica dovrà fare un bando, se è privata può fare anche tra amici, quindi non ci sarà un controllo ben preciso. La società italiana, tre committente, decide di dare questo appalto. Naturalmente la società che cosa farà? Cercherà di fare il famoso ribasso, cioè cercherà di trovare un'azienda italiana o anche un'azienda estera che gli permette di costruire questo simpatico palazzo a costi competitivi. Abbiamo in Italia X società, avremo tante società italiane, piccole, grandi, società di diritto italiano, che hanno i loro dipendenti, pagano i loro contributi e tutto quanto. Cosa succede? Nel momento in cui la società numero 3, quindi la società committente, decide di costruire il palazzo, naturalmente chiederà preventivi anche a queste società italiane, no? Giusto? Perfetto. Le società italiane oggi, un dipendente nel settore edile, costa mediamente, poi le persone che ci stanno, mi conforteranno questa sera via telefono, sono dei tecnici, ci sapranno dare forse spiegazioni che io in questo momento sto dando in maniera molto leggera. Queste società, essendo di diritto italiano e assumendo personale residente in Italia, quindi residente, domiciliato in Italia, quindi con normativa italiana, un dipendente medio costa intorno ai 3.000 euro. 3.000 euro intendo perché il 50% circa di quello che uno paga, quindi il 50% di quello che uno versa al dipendente, viene in tasse, ok? Dice, ma l'Italia è cara, fa pagare il 50% delle tasse? Sì, però nelle tasse noi in Italia abbiamo la cassa edile, se oggi piove il datore di lavoro va a casa e viene pagato ugualmente, se si fa male c'è una cassa assistenziale, insomma ci sono tante tutele. Cosa succede? Quindi queste società satellite faranno un preventivo su un costo medio di un dipendente di 3.000 euro. Cosa succede? La società numero 2 ITA, quella che noi stiamo controllando in questi giorni, cosa fa? Partecipa anche lui e dice, ragazzi, ma io non ve lo faccio a 3.000 euro, perché io ve lo faccio a 2.000, anzi a 1.500 euro, ok? Voi vi chiederete, ma come fa questo signore a far costruire un palazzo se la forza lavoro è la stessa? Vi sto parlando di una cosa tra parentesi illegale, quindi non vi so. Cosa fa? La società numero 2 ITA chiede aiuto, che guarda caso in questo caso sono la stessa persona, chiede aiuto alla società 1 Romania che ha dipendenti diciamo ingaggiati e gli dice te li presto, te li affitto, e io adesso sto usando dei termini molto, molto terra a terra, molto da Zaran. Ti presto i dipendenti. Cosa succede? I dipendenti che vengono dalla Romania, quindi che verranno distaccati in Italia, non verranno in Italia al costo di 3.000 euro, ma verranno a un costo medio che in Romania, oggi continuiamo a parlare di euro, è intorno ai 500 euro. Ok? Perfetto. Quindi cosa succede? Già siamo a un terzo di quello che viene. Dice, ma che fa? Un dipendente rumeno parte dalla Romania, viene a costruire la casa a Roma per 500 euro? No, perché la legge su questo ha fatto sì che chi fa questo tipo di operazione deve equiparare lo stipendio alla nazione dove questo muratore, operaio andrà a lavorare. Quindi cosa succede? Che l'operaio rumeno viene a lavorare in Italia, ok, quindi per l'azienda 2, e va a costruire la casetta, ok, perfetto. Cosa succede? In questa operazione la società rumena, ok, noleggiando, vendendo, dite come vi pare, il dipendente alla società 2 in Italia, cosa fa? Pagherà la società 2
pagherà alla società Uno rumena, gli pagherà previamente i contributi, perché giustamente in Romania si pagano i contributi. Innanzitutto, prima cosa, i contributi verranno pagati, diciamo, sui 500 euro, ok? Poi i contributi rumeni, adesso ci faremo dire per telefono, sono molto più bassi dei contributi italiani. Quindi in Italia arriverà il dipendente, dove avrà 500 euro di stipendio, che sarebbe quello in Romania, e poi diciamo che gli viene dato un altri 800 euro di trasferta. Questa trasferta non è tassata, perché non è un lavoro, è un rimborso per pagarsi l'albergo, la macchina, quello che sia. Quindi noi partiamo sempre che la società italiana pagherà la società rumena i contributi per 500 euro. E diciamo che qui siamo legali. Allora, primo, esiste un termine che si chiama dumping, cioè disturbare un'altra azienda con concorrenza sleale. In questo caso la società numero 2, che risiede a Roma, fa dumping, perché comunque la società 2 va a disturbare tutte queste società regolari italiane che pagano le tasse e pagano tutto in Italia, perché praticamente non potranno mai vendere un dipendente per costruire una casa a 500 euro. Quindi effettivamente crea tecnicamente dumping, e qui già entriamo in una cosa che è vietata, quindi già entriamo in un'infrazione, cioè il dumping. Levato questo, che diciamo sia tutto regolare, la cosa peggiore, e io lo dico a voi che ci seguite da casa, è che il dipendente che viene dalla Romania in Italia, e anche qui ci sarà un problema, perché il dipendente che viene in Italia deve rispettare delle normative, non può stare più di 8 anni, cioè ci sono delle normative. La pensione che lui andrà a prendere la prenderà in Romania, e la prenderà sui 500 euro. Parliamo, ragazzi, parliamo di 70 euro. 70 euro. In parole povere, questo personaggio, povero dipendente che è venuto a lavorare in Italia, io adesso sto parlando del settore edile, quando andrà in pensione prenderà forse, se gli dice bene, una pensione di 300 lei. Cioè, vi rendete conto? Hai lavorato in Italia, ti sei ammazzato di lavoro, in Italia se andassi in pensione, perché se vai con una pensione con le tasse italiane avresti una pensione equiparata quasi a uno stipendio, invece tu andrai in pensione con una pensione di circa 300 euro, se ti va bene. Abbiamo adesso al telefono, non so se l'abbiamo, l'avvocato Vlad di Roma, l'avvocato Simona Vlad. Avvocato, buonasera. 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 Non so se ha seguito, se sono stato abbastanza chiaro, diciamo, su quello che è un po' il meccanismo, che ricordiamo è un meccanismo lecito, cioè legale, giusto? Chiarissimo, sì. La domanda che le faccio adesso io, stavamo parlando del fatto che comunque la normativa sta cambiando, cambierà, cosa succederà? Allora, già la... Primo un grosso saluto telespettatori della nostra, ci va molto bene, sto molto invitato, non so da come ho detto, forse bene? Da. Ok, vorbim in... Romanest. Ok. În primul rând, astăzi, la nivel european, există o nouă directivă privind detașarea. Vorbind de o directivă nouă, numărul acestei directive este 957 de anul trecut. Până anul trecut era în vigoare o directivă din anul 96, numărul 71 din 96, care prevedea toată detașarea la nivel european. Astăzi, încă se aplică în Italia vechea reglementare. De ce? Pentru că noua directivă încă nu a fost adoptată în Italia. Alo, ok. Avvocato, una domanda. Quello che io volevo chiedere, no? Effettivamente, anche nella legalità, se un dipendente in Italia si ammala, perché ricordiamo questi dipendenti teoricamente non dovrebbero essere neanche residenti in Italia, se si ammalano o se comunque un giorno piove, cosa fanno loro? Stanno a casa. Stanno a casa, perfetto. Non pagati, non retribuiti. Perfetto. Avvocato, una domanda. In tutto questo meccanismo, secondo lei, in questa operazione, lei ravvede il dumping? Sigur, da me, dacă îl văd, eu l-am văzut și un euro. De asta au și modificat vechea directivă. În ce sens a fost modificată?
actual și dintre cupul în prezent și actual, direct prevede și prevedea 24 de luni în care putea fi un lucrător deplasat în cazul specific din România în Italia. De anul trecut, directiva zice, din 2020, toate țările europene trebuie să schimbe legile și să prevadă o detașare cu un termen minim, pe o perioadă minimă de 12 luni, deci au redus-o la jumătate, astăzi e 24 de luni maxim. Noua directivă prevede 12 luni, care pot fi majorate până la 18 luni. De ce asta? Pentru că ei au văzut o violare a drepturilor lucrătorilor. Prin, cum le-au văzut? Prin numeroasele procese la nivel european. Dar să-mi permiteți, vreau să vă citesc doar o frază din noua directivă, care este foarte semnificativă pentru mine, dacă îmi permiteți. Alo? Da, avvocato, una domanda. Da. In tutta questa operazione, chi è che ci guadagna? Il dipendente ci guadagna? No, con sicurezza no. Ci guadagna a questo punto giusto chi appalta, quindi il committente che appalta la costruzione perché avrà un risparmio e guadagnerà l'azienda che comunque avrà dei dipendenti a costo più basso, giusto? Corretto. In termini scurti, durante il caso di una detassazione legale, costiga sì il lucratore romano, va a avere un salario che spunava mai devremo 500 plus transferta, ajunge la 1250-1300, pe termen scurt, un salariu bun față de România. Pe termen lung, nu, pentru că, unul, durata e astăzi de 24 de luni, mâine de maxim 18 luni. Iar la nivel de contribuții sociale, cum ați amintit mai devreme, contribuțiile sociale se plătesc în România, în conformitate cu salariul din România, deci cu 500 de euro, nu cu 1500 pe care îi câștigă în Italia, da? Da, da. Avvocato, un'ultima domanda e poi la lascio. È una domanda che mi è sorta oggi e non so se mi sa rispondere. In questa operazione, quindi del lavoro in trasferta, diciamo che l'azienda numero 2 finisce questo bel palazzo. Il dipendente, teoricamente, dovrebbe ritornare in Romania, ma sappiamo che il 90% di questi dipendenti, questi operai, ormai vivono in Italia da più di 10 anni, con relativa residenza in Italia. Secondo lei è regolare che poi l'azienda 2 domani costruisca un altro palazzo con gli stessi dipendenti? No, attenzione, ambe le direttive și regulamentele Uniunii Europene prevăd că lucrătorul detașat la sfârșitul detașării, nu vorbim de transferță, care este altceva și în Italia și în România, la sfârșitul detașării trebuie să se întoarcă acasă. În cazul unei detașări nelegale, în Italia există forme de tutelă atât împotriva actualului utilizator, adică al societății 2 de pe tablița dumneavoastră, cât și forme de tutele împotriva societății numărul 3. Se aplică legea italiană numită legea Biagi, articole 30 și 29 din această faimoasă lege în Italia, legea Biagi, legea 276 din 2003. Din păcate, din experiența mea de mai mult de 12 ani în Italia, nu am întâlnit un singur lucrător care să facă plângere pentru detașare ilegală. Ho capito. Avvocato, io per questa sera la ringrazio. Spero che sarà ospite, sappiamo che lei è molto esperta perché se non sbaglio proprio la sua laurea su questo tipo di materia, quindi sul lavoro, e quindi speriamo di riaverla in studio perché il 90% dei problemi che riceviamo anche dalle nostre telefonate è prettamente sul lavoro e su queste problematiche
che sono un po' delle problematiche occulte, anche se siamo nella legalità, sono delle problematiche che poi uno si accorgerà quando va in pensione. Io ringrazio l'avvocato Simona Vlad, ricordo l'avvocato Simona Vlad è del, diciamo, del collegio qui di Roma, e la ringrazio, le auguro una buona serata e la disturberemo sicuramente prossimamente. Grazie. Buonasera, la rivedere. Bene, quindi quello che insomma abbiamo capito in maniera molto semplice è il fatto che in tutta questa operazione, nel caso di quella che stiamo seguendo noi, guadagna la ditta 2, che è a Roma, e guadagna anche la ditta 1, perché in questo caso di cui parliamo noi, la ditta 1 e la ditta 2 sono la stessa persona, quindi il capitale sociale, le persone sono le stesse. Quindi in questo caso noi abbiamo ravveduto il dumping e poi il dipendente, il datore, il muratore, l'operaio, l'elettricista, l'idraulico, insomma quello che è venuto a fare questo lavoro, anche se rimarrà in Italia, quando andrà in pensione, ve lo voglio ricordare, andrà in pensione con la pensione rumena, quindi con la pensione rumena, con i contributi pagati per 500 euro, che equivale circa a 70 euro al mese di contributi, mentre in Italia i contributi su 3.000 euro sono 1.500 euro. Quindi vogliate capire che insomma paga la ditta 2 alla ditta 1, paga per 70 euro, mentre invece una ditta italiana ne paga per 1.500 euro. Adesso chiedo alla regia o mandiamo un piccolo stacco pubblicitario perché abbiamo un altro ospite, siamo andati a parlare con un tributarista per sapere anche da lui quelli che poi sono effettivamente i risparmi su questo modo, diciamo, ripeto, legale ma borderline, che permette alle aziende di non pagare, di non pagare i contributi, perché alla fine i contributi vengono pagati in maniera veramente irrisoria, da 70 a 1.500 euro, la differenza è tanta. Però il dipendente deve sapere, quindi il dipendente che lavora in Italia, deve sapere che lui non gode assolutamente di assegni familiari, non gode di cassa edile, quindi se piove lui va a casa e non guadagna niente, mentre invece nel caso della società italiana l'INPS comunque e la cassa edile dà tantissimo a tutela del lavoratore. E quindi per questo insomma vogliamo andare. Abbiamo in linea Radu? Allora, abbiamo in linea il nostro amico Radu da Milano. Radu, buonasera. Buonasera, Emanuele. Vorbesc în românește, în cazul ăsta. Da. Vorbit în românește. Radu, cosa c'è che non va bene di quello che abbiamo detto fino adesso? No, va bene, non va bene il fatto che guadagnano tutti e tre alla fine, non solo le due aziende, tutte e tre aziende. Anche la tre, certo, perché il palazzo non lo pagherà al costo di 3.000, ma lo pagherà a un costo di 1.500 euro. Quindi comunque avrà... Concomitente in giù guadagnano tutti, infatti perciò funziona, de fatto de asta funzionează cum funcționează. Noi trebuie, eu acum o să ți aduc un pic, o să fac niște, în plus față de ce a spus doamna avocată, foarte bine a specificat. Decretul de lege 136 din 2016, care vorbește de distacul de laboratorii comunitari, prima directivă a fost emanată în 1996-96, cum a specificat doamna avocat, în 21 ianuarie 1997, și recepită în Italia prin decretul lege 72 din 25 februarie 2000. Deci, exact cum a spus doamna avocat, din păcate Italia recepise directivele europene un pic mai târziu, ca și acum în 2020. Ca și directiva UE din 2014-64 în materie de distachii, distachii cu problematici actuale. Această disciplină a fost, este actuată în Italia prin decretul legislativ 136 din 2016, publicat în Gazeta Oficială cu o serie de... aici e bine să specificăm. Deci noi am mai avut o discuție astăzi și o aduc din nou... O ridicăm un pic. Deci toți cei care lucrează în Italia de afară trebuie să se supună efectiv același ordinamentul legislativ din Italia. Deci muncitorul va lucra aceleași ore care lucrează un muncitor italian, va avea același concediu, ar trebui să aibă, nu va avea, ar trebui să aibă toate aceste lucruri, deci ca cel italian. Din păcate, aici există o mare problemă de care eu m-am lovit foarte mult. Prima, haideți să punem accentul pe, în construcții se întâmplă, pe infortunii, accidente la muncă. Incidente di lavoro. Da, t'auzi. Ce se întâmplă în momentul când ai un accident la muncă? Tu nu ești înscris în sistemul sanitar italian. Deci,
logic, sistemul sanitar italian, primul lucru care îl face, dă, în urgență te ajută, după aceea nu. Trebuie să știm foarte bine că testarea sanitară românească, acel faimos caz, nu acoperă cheltuirile necesare, eu știu, unui internet de lungă durată. Fac cazul unui șofer care a avut un accident, eu l-am avut, acest caz l-am avut direct eu, un șofer care a rămas cu contract românesc, care a rămas în urma unui accident paralizat de la nivelul pieptului în jos, stând circa un an în spital. E, discuții foarte mari, foarte aprinse, nu știau cum să scape de el. Ei, același lucru se va întâmpla și în aceste situații. Ori îl las pe marginea străzii sau îi spun respectivului, nu te duce cumva să spui că ai avut accident la locul de muncă. Spune că ai avut un accident, asta e practica care se uzează foarte mult, la tine acasă, eu să-ți dau o diferență salarială ca să nu am probleme de control după aceea. Mulți acceptă acest lucru. Rămânem cu foarte mari problematici după aceea, în timp. Radu, secondo te però, quale potrebbe essere la formula che tutela l'operaio? Perché alla fine di tutta questa filiera, l'unico che ne paga le conseguenze è l'operaio, perché se si fa male non prende niente, la sua pensione sarà di 70 euro. Cioè, dov'è che alla fine, come si fa a migliorare questo sistema così un po' diciamo ballerino? Considero che il singolo, è un po' problematico da se può fare, un denunț la inspectoratul de labor. Pentru că, totuși, nu este disciplina bine. Există foarte multe interpretări. Cu acest denunț, după aia se va vedea dacă se poate transfrontalier, se va vedea dacă se poate face câtuși de cât ceva, se poate recupera, eu știu, laborul subordinat, pentru că în Italia există un mare avantaj. Responsabilitatea în tot e al comitentului. Pe mine nu mă interesează cine m-a angajat. Mă interesează cine a dat de muncă angajatorului meu. Quindi il numero 3, il committente. Il committente è responsabile di tutto. Ho capito. Però alla fine il committente può far ben poco, perché se comunque l'operaio viene assunto con questo tipo di meccanismo, comunque alla fine lui paga quello che è giusto. I 70 euro alla fine vengono dalla Romania. No, non è proprio così. Esiste, è disciplinato nel regolamento italiano, dacă nu mă înșel, numește 883 din 2004, prin contracte colective și tot. Deci comitentul, prin solidaritate, cum spun italienii, e responsabil de tot ceea ce se întâmplă. Eu știu foarte multe cazuri în care, mai să fim serioși, în Italia cooperative n-au plătit muncitorii sau nu și-au îndeplinit obligațiile și muncitorii cu un avocat bun a atacat direct comitentul, care a fost obligat el prin lege să îndeplinească datoriile celui apaltatorului, să zicem, celui care a apaltat lucrările, pentru că responsabilitatea este a lui în totalitate. Deci eu, în momentul când dau un apal la cineva, sunt obligat să controlez pe cei care îmi oferă acest tip de lucru, pentru că haideți să fim un pic serios, să nu crezi că se vorbește aici numai de construcții. Uite, aici în nordul Italiei, spre exemplu, se merge mult în toamnă pe agricultură, fabricile de roșii cu agenții interinare care aduc de la Timișoara pe o durată de 2-3 luni, permite legea să lucreze în fabricile roșii. Și atenție, aici, deci oamenii vin cazați și îți plătești și cazarea, 300 de euro în pat, 200-300 de euro în pat. Scandalul este scandal, ca să spunem așa. Deci eu iau 1300, dar din ăștia 1300 mănânc și îmi plătesc cazarea. Deci practic nu mai iau 1300, mai rămân cu vreo 500-600 în mână, pe lună. Radu, scusa se ti interrompo perché poi mi scordo la domanda. Questo giochino qua però, non so, tu oggi quando ci siamo sentiti prima mi sembra che mi hai già risposto. Questo giochino qua, tu adesso parlavi dei pomodori, quindi del settore agricolo e via dicendo. Questo diciamo meccanismo un po', chiamiamolo truffaldino, legale truffaldino, viene grigio, adesso espone Bangri, Emanuele. Viene applicato e può essere applicato anche in altre categorie, tipo il settore agricolo? Sì, agricolo, scioferi, se noi siamo scioferi con contratti romanesi, gli autotrasportatori, che conforme leggi, ar trebui să stea într-un stat maxim 7 zile, sau trebui să încarce afară și să descarce în România, ceea ce nu se întâmplă, că foarte mulți lucrează în Europa, să zicem, 2 luni de zile, după aia 2 săptămâni se întorc acasă. În fapt,
Transportatorii din România au fost foarte supărați pe benzin în ultimii care au făcut s-au adecuat, pentru că e obligat ca de vineri seara până luni să nu se stea lângă camion, deci să nu doarmă oamenii în camion. Ei, transportatorii români erau foarte supărați pentru că erau dați deoparte, uitând un singur lucru. Nu, șoferul nu poate să doarmă în camion. Șoferul trebuie să aibă condițiile pentru că șoferul are o responsabilitate enormă în autostradă. Certo. Știm bine ce s-au întâmplat, accidentele care s-au întâmplat și câți au murit din cauza orelor lucrate în plus, din magnez pus pe tacograf și așa mai departe. Deci sunt o grămadă de activități, sudorii care lucrează în același mod. Sunt o grămadă de sudori din România, ține cont că sudorii din România sunt unii dintre cei mai buni care vin în porturile, fostele porturi din România, de la Galați, Constanța, Brăila, și lucrează în Italia pe perioade determinate de timp, în aceleași condiții. Deci să nu credem că totul se rezumă numai la construcții. Nu, aici se merge. Până și patantele, până nu cu mult timp în urmă, erau cu contracte de România. Radu, nord-estul Italiei. Io ti ringrazio, come sempre sei sempre puntuale e preciso, e ti ringrazio perché abbiamo un'altra telefonata e ci sentiamo alla prossima problematica e vediamo un po' che succede. Comunque ecco, insomma, la cosa più assurda di tutto questo è che chi lavora poi in Italia, sì, avrà lo stipendio italiano ma va in pensione con 70 euro. Grazie Radu, buona serata. Bene, non so se abbiamo un piccolo passaggio pubblicitario, e poi abbiamo un piccolo passaggio pubblicitario, poi ritorniamo in diretta. Nella seconda parte avremo un tributarista, il dottor Napoli da Torino, e poi parleremo di un'altra novità che è di questo 4 giugno di quest'anno, riguardante le targhe straniere, quindi notizie sulle targhe straniere. Dicono novità, ma di nuovo c'è ben poco. Ci vediamo tra qualche istante. Mi raccomando, non cambiate canale. În strada Tadeu de Seța numărul 12, la 50 de metri distanță de linia A, metro Cornelia, și la 500 de metri de autogara Circumvalațione Cornelia, se află cabinetul medicului dentist Petre Covaci, care profesează din 1988 la Roma. Profesionalitate, competență și seriozitate sunt calitățile care caracterizează, în general, cei mai buni medici. Curățirea dinților, paradontologia, estetica dentară, implant și proteză dentară sunt câteva din serviciile oferite, folosind propriul laborator la cele mai concurențiale prețuri. Pentru membrii comunității românești, reduceri de până la 50% pentru toate exigențele. Cabinetul doctorului Covaci deține cea mai bună tehnologie, radiologie tridimensională și ortopanoramă, acestea fiind elementele de bază în serviciul clientului. Totodată, doctorul Covaci efectuează operații de medicină estetică, radiofrecvență și filler. Toți colaboratorii doctorului Covaci, medici asistenți, sunt de naționalitate română. Începând cu data de 1 noiembrie 2017, cabinetul este deschis pe bază de programare, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Cabinetul Covaci se află în strada Tadeo de Seța numărul 12, metro linia A, stația Cornelia. Programările se fac la numărul de telefon 06-66-019-505 sau mobil 347-349-3913. Sigla. Cabinetul stomatologic Emanuela Roșu, cu experiență de peste 20 de ani în chirurgia odontoiatrică, specializată în proteze dentare pentru adulți și copii, primește cu programare telefonică, iar prima vizită și estimarea sunt gratuite.
Personalul are o altă pregătire profesională și vorbește română, engleză și italian. Extrageri, proteze dentare, obturări și implanturi în titaniu la prețuri reduse pentru români și moldoveni cu posibilități de plată în rate. Competență, profesionalitate și tehnologie avansate vei găsi în cabinetul stomatologic de la Roma, în via Marino Lațiale numărul 42. Pentru informații și rezervări sunați la 327-188-4487. Eccoci ritornati in diretta sulle frequenze di Romi TV. Per chi ha seguito la prima parte della trasmissione, stiamo parlando di lavoro, chiamiamolo interinale, lavoro che arriva dall'estero in Italia a costi più bassi e che comunque danneggia alla fine, in tutta la filiera che abbiamo visto prima, danneggia alla fine l'operaio che si troverà con una pensione misera. Volevo ricordare, perché qualcuno mi sta scrivendo in privato, l'avvocato era l'avvocato Simona Vlad, che è laureato in diritto del lavoro, dottore di ricerca in diritto del lavoro ed è iscritta all'albo degli avvocati di Roma, quindi è proprio una specializzata in questo tipo di settore, che è molto... molto vasto, quindi ogni giorno ci sono normative nuove, quindi insomma effettivamente poi cerchiamo anche noi di consultarci con persone, insomma, che sono sul, come si dice in termine giornalistico, sono sul pezzo. Bene, non so se abbiamo già in diretta, abbiamo in diretta? Allora, abbiamo in diretta il dottor Luca Napoli, il dottor Nicola Napoli da Torino, tributarista. Dottore, buonasera. Buonasera. Noi abbiamo chiamato il dottor Napoli perché, primo, è rumeno metà, se così vogliamo dire, parla bene rumeno, è esperto in materia rumeno, l'abbiamo avuto ospite anche in altre trasmissioni. Dottor Napoli, non so se ha seguito, io ritorno un'altra volta alla nostra lavagna per spiegare un po' quello che era il nostro punto interrogativo di questa sera. Società rumena che prende dipendenti, li manda alla società 2 italiana, che praticamente prende un appalto da una presa committente, crea, a nostro avviso, dumping, quindi anche concorrenza sleale, e la cosa più drammatica di tutto questo, che è legale, che il dipendente andrà in pensione veramente con pochissimi spiccioli. Dottore, lei che è tributarista, quindi proprio uno che fa i conti alla mano, in tutta questa situazione, qual è proprio, come la vede, il suo punto di vista da tributarista? Dipende, è complicato. Per le firme italiane è normale che è convenabile la situazione, se proteste mai così. Megandesca in particolare per situazione, per appalti edili, che sono maggioritate. È normale che in Italia un angaggiato in edilizia abbia salario, INPS, IRPEF, plus cassa edile. Supponiamo che un angaggiato normale ha un livello base, aggiunge per firma sta costa in una approssimativa o l'una approssimativa la 3.000 euro, da che si pone salario accantonamento TFR, INPS, cassa edile, si aggiunge la somma asta. Da che la firma di in Italia gli ha un vincitore di Romania con il distacco transnazionale, quindi con detacciare forza di comunque firma di Romania, gli costa mai così. Cioè, perché in Romania i posti se proteste non mai per salario, da salario come è in Romania, non come è in Italia. Un salario in Romania dentro un angaggiato in costrutti e unici in Suta Roma, se non approssimativi, per sua 400 euro, ci impositi sono in proposte, sono fusine. E legge spune che da detascesi in altra
țara, trebuie să ai un salariu minim cum este în țara respectivă, cum este adică în Italia. E differenza, se non è trasferta diurna, che per legislazione europeana e di Romania è neimposabile, cioè neimposabile dal punto di vedere dei imposti e firme e di casa dei pensi, IMS. Attunci, dacă facem bine, socotilele matematici, un angajato di Romania in condizione asta, la firma italiana costa mai così, nu jumate dal sicuro della 3.000 euro dalla 3.000 euro a giungere la o mio chiusura la 2.000 euro ma massimo ci è estremamente convenabile in caso altro pento firma italiana pento muncito normale che condizioni sono differite. Dottor Napoli, ci diceva il nostro amico Radu da Milano che comunque in tutta questa diciamo in questo transito di trasporti e tutto, innanzitutto la trasferta non viene tassata, giusto? Perché comunque sì, è un rimborso. Quindi noi partiamo sempre che il dipendente in Romania, anche a livello contributivo, sono sempre questi famosi 500 euro, diciamo. No, in Romania fatica munceste in altra zara non contata, per lui c'è contata, per salario ci pentro pensi che non mai salario che per il mese in Romania. Noi in Italia, dunque, da che Romania è premessa 500 euro, ora c'è contributo di INPS, casa di pensi, gli è calcolata per sommata. Dottor Napoli, secondo lei, adesso stiamo parlando, naturalmente lei è un tributarista, quindi è giustamente nel limite diciamo, della legalità, suggerisce... Giustamente anche sappiamo che anche imprese italiane fanno il contrario, ma secondo lei un'operazione del genere si può ravvedere il dumping? Borderline, spuneremo, adica, ora c'è contate forza di Mamunca, di tracciare forza di Mamunca, è possibile di scegliere legge europea. Normal che certo. È possibile. Dar certo. Normal che da che non sono stato hanno mite condizioni in tem la vita imita. Normal che da che abbiamo firmato di Romania gli è mai convenabile. Dice se foloseste a vantaggi differenze che non sono in Romania non esiste. Inail in Italia da. In Italia sono condizioni mai buone che in caso altro non sono garantite. Sono garantate, normal che sono delle differenze da tozzo della vantaggio dei firme in Italia. Dottor Napoli, un'ultima domanda e poi la lascio. La domanda che le faccio io, visto e considerato che comunque il sistema contributivo, cioè il sistema diciamo sul lavoro, quindi l'infortunio sul lavoro e la cassa edile in caso di brutto tempo, oggi non si va a lavorare tutto qua. Secondo lei il dipendente che diciamo quindi sottostà a questo gioco, ok? Secondo lei può chiedere alla ditta numero 2, quindi alla ditta appaltante, una sorta di, come posso spiegare, di assistenza privata, quindi un'assicurazione, insomma? È possibile? Esistono? Dai, è possibile. In teoria firme mai mari, per il fatto che non esista, sono niste differenti in caso di infortunio, sentito ce va. Si sta assicurare da sonde private che in generale si fa per chantier per asta da sonde private sono ormai per chantieri mai mare per firme mai mare chantieri mai micuti può garantire asta non sento dice legge non è incodata non obbliga assicurarci i casi di asta. Dottore, io la ringrazio, ricordo il dottor Napoli è tributarista, è a Torino, quindi per tutti gli amici che ci seguono da Torino. Novara Milano, dai. Milano. Piemonte, Novara entra Torino, Novara Milano, dai. Quindi qualsiasi problematica lo potete trovare anche sulla pagina Facebook, è un nostro amico, quindi potete tranquillamente rivolgervi a lui se vi trovate in questa zona. E, insomma parla la sua seconda lingua meglio dell'italiano è il rumeno
quindi vi troverete a casa. Dottore, io la ringrazio e la disturbo. Grazie molte, l'arrivederci, ha posto umare piacere. Grazie, Mutsumi. Grazie. Arrivederci. Buonasera, buona serata. Salve, salve. Buonasera. Allora, vi ricordo che siamo in diretta e chiedo alla regia poi per passare alla seconda parte, al secondo tema della serata, manderemo un piccolo spot pubblicitario. Insomma, io vorrei dire chiaramente, cari amici, capisco che c'è grande fame di lavoro, capisco che comunque lo stipendio vi viene, perché poi tanti mi hanno detto che alla fine non prendono poi neanche il costo equiparato ai 1.500 euro. C'è gente che mi ha dichiarato che poi alla fine questi 800 delle volte arrivano anche a 500 se non a 400, quindi non si arriva neanche a 1.000 euro al mese. Quindi ecco, vorrei dire a questi signori, no? Visto che vi fate i soldi con i rumeni, quindi voi diventate ricchi grazie, ripeto, questa ditta è italiana ma il proprietario è rumeno, vi fate i soldi con i dipendenti rumeni, cercate quantomeno di dargli delle garanzie in più, tipo un fondo assistenziale privato, insomma qualcosa che li tuteli di più, perché quando ritorneranno in Romania e voi vi siete fatti le Ferrari e le ville in Italia, questi signori andranno in pensione con 70 euro. Quindi pensate solamente che questa gente ha dato il sangue, perché il cantiere è una cosa veramente terribile, per 70 euro. Certo, sicuramente questo sistema è meglio del lavoro nero, questo non lo mettiamo in dubbio perché, ricordiamo, è illegale, però è un borderline, è proprio al limite della decenza. E visto che insomma vi fate bei pacchi di soldi, cercate di tutelare anche i vostri, io uso sempre il termine paesani, cercando di riconoscergli qualcosa in più. Ripeto, diciamo queste cose perché abbiamo le prove, se no non avremmo fatto queste illazioni. Io dico alla regia di mandare un attimo qualche minuto di pubblicità e poi concluderemo la serata con la direttiva che è uscita in questi giorni, una circolare del Ministero degli Interni e precisamente della Polizia Stradale riguardante le targhe straniere. Ci vediamo tra qualche istante, vi ricordo che siamo in diretta su Romi TV, ci potete seguire per chi non riesce a vederci sul canale 244, ci potete vedere sulla pagina Facebook. Torniamo tra qualche istante, vi aspettiamo. În strada Tadeu de Seța numărul 12, la 50 de metri distanță de linia A, metro Cornelia, și la 500 de metri de autogara Circumvalațiune Cornelia, se află cabinetul medicului dentist Petre Covaci, care profesează din 1988 la Roma. Profesionalitate, competență și seriozitate sunt calitățile care caracterizează, în general, cei mai buni medici. Curățirea dinților, paradontologia, estetica dentară, implant și proteză dentară sunt câteva din serviciile oferite, folosind propriul laborator la cele mai concurențiale prețuri. Pentru membrii comunității românești, reduceri de până la 50% pentru toate exigențele. Cabinetul doctorului Covaci deține cea mai bună tehnologie, radiologie tridimensională și ortopanoramă, acestea fiind elementele de bază în serviciul clientului. Totodată, doctorul Covaci efectuează operații de medicină estetică, radiofrecvență și filler. Toți colaboratorii doctorului Covaci, medici asistenți, sunt de naționalitate română. Începând cu data de 1 noiembrie 2017, cabinetul este deschis pe bază de programare, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Cabinetul Covaci se află în strada Tadeu de Seța numărul 12, metro linia A, stația Cornelia. Programările se fac la numărul de telefon 06 66 019 505 sau mobil 347 349 3913. Sigla. Stomatologic Emanuela Roșu, cu experiență de peste 20 de ani în chirurgia odontoiatrică, specializată în proteze dentare pentru adulți și copii, primește cu programare telefonică, iar prima vizită și estimarea sunt gratuite.
Personalul are o altă pregătire profesională și vorbește română, engleză și italian. Extrageri, proteze dentare, obturări și implanturi în titaniu la prețuri reduse pentru români și moldoveni cu posibilități de plată în rate. Competență, profesionalitate și tehnologie avansate vei găsi în cabinetul stomatologic de la Roma, în via Marino Laziale numărul 42. Pentru informații și rezervări sunați la 327-188-4487. Bene, rientrati in diretta, sono le 21.05, concludiamo questa trasmissione questa sera un po' atipica, se così vogliamo dire, perché sono solo in studio, ma comunque sono stato aiutato da questi nostri amici che mi hanno insomma dato una bellissima consulenza su quello che è un po' il teorema che abbiamo affrontato questa sera. Vorrei concludere, tante persone questa settimana ci hanno scritto, in quanto il 4 giugno di quest'anno, cioè quindi la scorsa settimana, è uscita una circolare del Ministero degli Interni e più precisamente del Dipartimento della Polizia Stradale riguardante una interpretazione sulla normativa che è stata applicata, come ben vi ricordate, a Natale abbiamo fatto tantissime trasmissioni sul problema delle targhe straniere. Allora, io vorrei leggervi brevemente giusto qualche piccola nota e poi la commentiamo insieme. Novità in arrivo direttamente al Ministero degli Interni sulla targa estera. Le nuove regole di circolazione al riguardo, e sono state appunto pubblicate il 4 giugno, in cui in sostanza si apre la possibilità di circolare in Italia con una residenza normale, con un veicolo immatricolato all'estero. Noi abbiamo fatto una ricerca per capire anche che cosa voleva essere questa circolare del Ministero. Allora, vorrei ricordare che questa circolare del Ministero è stata suggerita, quindi è stata portata in Parlamento da alcuni esponenti del Nord, del Trentino Alto Adige, in quanto avevano il problema, che si verifica ormai da tutti gli anni, del famoso lavoro stagionale, quindi di persone che vengono a lavorare in Italia perché 4-5 mesi della stagione estiva e poi ritornano a casa. Quindi la normativa ha messo dei puntini, ma ripeto, per tutte le persone che ci hanno scritto e ci hanno detto c'è una nuova normativa, hanno cambiato, non è stato cambiato assolutamente nulla e vi spiego perché. È stata adottata la nuova parola della residenza normale. La residenza normale non è nient'altro, ve lo dico perché oggi ci siamo voluti informare, la residenza normale non è nient'altro che il domicilio. Quindi il domicilio vuol dire che una persona che vive in Italia almeno 185 giorni l'anno può chiedere il domicilio. Il domicilio non viene chiesto, viene fatta un'autocertificazione dove praticamente uno dichiara che abita domiciliato, attenzione, domiciliato, quindi la sua residenza principale non è in Italia, è domiciliato in un appartamento, in un ufficio, quindi su un posto di lavoro, in un ufficio, e secondo poi l'attività che fa, se è un medico anche in una clinica, in un ospedale, quello che sia, è domiciliato per un tempo ben preciso. Quindi questa persona può venire in Italia con documenti stranieri, quindi viaggiare con macchina con targa rumena, però attenzione, perché tante persone mi hanno detto, dice sì, a questo punto noi prendiamo il domicilio, quindi ci le cancelliamo, ridiamo indietro la residenza e ci domiciliamo. Attenzione, perché la Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Comuni e tutti quanti quelli che sono preposti a fare i controlli, ultimamente c'è una banca dati infallibile e loro da lì possono risalire. Già se avete una multa non pagata di un mese fa, di un anno fa, di due anni fa, o anche di una multa pagata di un mese fa, di un anno fa, vi beccano automaticamente. Quindi questa cosa automaticamente vi sequestrano il veicolo. Quindi vi ripeto, questa normativa e questa direttiva non è nient'altro che chiarisce solamente per le persone che vengono quindi a lavorare in Italia stagionali, quindi quelli che vengono adesso e ripartono a settembre, i quali si domiciliano anche nell'albergo dove lavorano, nello stabilimento balneare dove prestano servizio, nel centro per anziani dove lavorano per queste diciamo, cose stagionali. In quel caso lo Stato italiano permette di poter viaggiare con la macchina
con targa rumena. Quindi chiuso questo argomento, non vi fate venire, ve lo dico veramente da amico, come ben sapete, non vi fate venire l'idea di cancellarvi e lasciare moglie, figli, residenti da una parte, perché intanto vi beccano ugualmente. Quindi questo giochino non funziona. Questo giochino funziona solo ed esclusivamente per chi viene in Italia per un tempo che può essere di 185 giorni, 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, che però non risiede in Italia, quindi non ha la carta d'identità italiana, attenzione, ha solamente il domicilio, quindi ha il bulletin rumeno, e in quel caso può tranquillamente circolare con la macchina. Rimane invariata, nella direttiva se ne parla ancora, rimane invariato l'utilizzo dell'autovettura per persone che sono residenti anche in Italia, quindi rumeni che sono residenti in Italia, che abbiano un contratto di lavoro di cui la macchina è intestata alla società che lo fa lavorare in Italia, quindi, che ne so, una società, lavoro per una società di elettronica e di elettricità, loro mi permettono di poter lavorare in Italia con la macchina, diciamo, della società, però in quel caso devi avere sempre in macchina con te il contratto di Munca, attenzione, quindi avere il contratto di Munca. Ultima prerogativa che permette l'utilizzo di macchine con targa rumena in Italia per persone residenti in Italia sono i famosi noleggi a lungo termine, quindi i famosi leasing o noleggi a lungo termine, dove praticamente il proprietario della macchina non siete voi, ma è una società che appunto fa questo tipo di attività. In quel caso voi avrete un canone di locazione, quindi anche lì dovrete avere il contratto sia in lingua italiana che in lingua rumena, quindi il contratto in lingua italiana deve essere apostillato, quindi deve essere tradotto, e in quel caso potete circolare. Penso di essere stato abbastanza chiaro. Se avete qualche altra domanda, vi ricordo che c'è la nostra pagina Facebook, che è operativa 24 ore su 24, ci potrete scrivere. La prossima settimana, se avrete altre domande, insomma, sarà nostro piacere rispondervi. Io per questa sera vi lascio, spero di avervi aiutato dando qualche informazione. Vi voglio ricordare la prima parte è stata la più importante. Non vi fate abbindolare da uno stipendio buono, non eccellente, perché abbiamo saputo che questi stipendi non sono poi eccellenti. Non vi fate abbindolare da questi contratti, che poi comunque quando ritornerete in Romania vi troverete con una pensione veramente che forse riuscirete a pagarvi la lumina di casa. Io vi lascio, vi auguro una notte buona, vi auguro una buona serata. E vi abbraccio come sempre, noi ci vediamo la prossima settimana sempre su Romit TV. Ci potete seguire anche sulla pagina di Romit durante la settimana con le nostre dirette un po' in giro per l'Italia. Notte buona, la revedere e niente, buonanotte.